Pietro Metastasio, pseudonimo di Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, è stato un poeta, drammaturgo, librettista e presbitero italiano. È considerato il riformatore del melodramma italiano. Ecco, due parole sulla terminologia. Abbiamo detto che Metastasio, è stato un librettista, quindi creatore di libretti, e ricordiamo che il libretto è il testo verbale, quasi sempre steso in versi, che nasce per il melodramma, cioè per quell'opera che accomuna, mette insieme versi e musica. E infatti abbiamo detto che Metastasio è il riformatore, il grande riformatore del melodramma italiano. Abbiamo detto che era anche un presbitero, che è semplicemente un sinonimo di sacerdote, che quindi ha il mandato di presiedere il culto e quindi guidare la comunità cristiana annunciando e diffondendo la parola di Dio. Quindi, come abbiamo già detto, nasce nel 1698 a Roma da una famiglia povera, viene adottato e appena undicenne viene avviato agli studi classici da Gian Vincenzo Gravina, un noto letterato e giurista, nonché fondatore dell'Accademia dell'Arcadia. Nel 1712 Metastasio si trasferisce a Napoli, dove conosce la famosa cantante Marianna Bulgarelli, detta Romanina, a cui si lega sentimentalmente. Nel 1717 esce la sua prima raccolta di poesie, mentre del 1724 è il suo primo melodramma, intitolato Didone abbandonata, che avrà un grande successo. Seguono poi altri melodrammi, quali ad esempio Catone in Utica del 1727, Semiramide riconosciuta del 29 e sempre del 1729 Alessandro nelle Indie. L'anno successivo, nel 1730, Metastasio viene chiamato alla corte imperiale di Vienna, dove rimarrà fino alla sua morte, per sostituire Apostolo Zeno nel ruolo di poeta cesareo. Ricordiamo che con la locuzione poeta cesareo nel Settecento si indicava il poeta ufficiale di corte presso il trono imperiale, che appunto da secoli era quello degli Asburgo d'Austria. Allora, alla corte degli Asburgo, Metastasio scrive i suoi migliori melodrammi nei successivi 10 anni. Ricordiamo ad esempio Demetrio del 1731, Olimpiade del 1733, La clemenza di Tito del 1734 e Attilio Regolo del 1740. Negli anni successivi Metastasio scrive importanti opere di teoria letteraria. Tra il 1745 e il 1773, ad esempio, traduce e annota L'arte poetica di Orazio, quindi l'opera di Orazio intitolata Arte poetica, conclude la sua opera intitolata L'estratto dell'arte poetica di Aristotele e considerazioni sulla medesima, e scrive un'altra opera intitolata Osservazioni sul teatro greco. Prima di morire scriverà altre 3 opere teatrali, che appunto sono i melodrammi intitolati Nitteti del 1756, Il trionfo di Clelia del 1762 e Ruggero del 1771. Bene, adesso 2 parole in particolare sulle opere più significative di Metastasio. Iniziamo con il melodramma dal titolo Didone abbandonata, ispirato al drammatico episodio raccontatoci da Virgilio di Enea, che abbandona Didone per seguire il suo destino. Quest'opera viene composta nel 1723 e viene rappresentata per la prima volta a Napoli nel Carnevale del 1724 e riscuote, come abbiamo già accennato, un grande successo. Allora, rispetto al modello dell'Eneide, Metastasio si concentra su un diverso nucleo tematico, cioè al motivo epico sostituisce quello amoroso, che è, diciamo così, dovuto alla crudeltà
del fato. In quest'opera possiamo osservare che Metastasio ha già una grande padronanza del lessico e della tecnica teatrale e emergono qui già gli elementi tipici del melodramma metastasiano, che sono la grazia, l'eleganza e la chiarezza. Questi tre elementi sono molto importanti perché, come abbiamo già detto, saranno tipici del melodramma di Metastasio e li ricordiamo, sono la grazia, l'eleganza e la chiarezza. Altro importante melodramma è quello dal titolo Olimpiade del 1733, quindi scritto 9 anni dopo rispetto alla Didone abbandonata. Allora, la struttura di quest'opera è imperniata sul contrasto fra amore e dovere, tutto proiettato sullo sfondo del mondo classico. Allora, una breve sintesi. Allora, Megacle è un valoroso atleta ateniese che viene salvato da un pericolo mortale da Licida, presunto figlio del re di Creta, e diventa suo amico fedele. Questi suoi doveri di riconoscenza lo spingono addirittura a conquistare per Licida, che si è innamorato di questa donna, la donna che lui stesso, quindi Megacle, ama e che e dalla quale è amato a sua volta, Aristea, figlia di Clistene, re di Sicione. Il re, quindi il padre, la promessa sposa a colui che vincerà i giochi olimpici, e infatti Megacle, per rispettare il suo patto di fedeltà verso l'amico che gli ha salvato la vita, ricordiamo che Megacle è un grande e bravissimo atleta, gareggia appunto sotto il nome di Licida, vince, e quindi vincendo fa sì che Licida realizzi il suo sogno di amore prendendo in sposa Aristea, però lui stesso deve rinunciare al suo grande amore, e tutto questo per il suo, appunto, per la volontà di rispettare questo suo patto con Megacle. Altra opera significativa, altro melodramma significativo, è quello dal titolo Attilio Regolo, rappresentato nel 1750, dopo oltre un decennio di lavoro, e narra la vicenda appunto di Attilio Regolo, condottiero romano che, catturato dai cartaginesi, viene inviato a Roma per negoziare. Però quando si trova a Roma, dissuade i suoi compatrioti dal patteggiare e si riconsegna al nemico. L'opera è incentrata sul tema eroico, che è poco congeniale a Metastasio, e infatti risulta povera di azione. Nonostante ciò, nell'opera ci sono alcuni elementi fortemente tragici, soprattutto quando il protagonista si rende appunto protagonista di ferventi discussioni in cui emerge un grande senso del dovere e un sentito amor di patria. Ricordiamo che Metastasio, per i suoi melodrammi, compone oltre 1200 arie, cioè pezzi vocali che sono caratterizzati da una breve struttura di strofe e allo stesso tempo ovviamente hanno un accompagnamento strumentale. Vengono collocati dopo la recitazione in modo da concludere le scene. Metastasio ha scritto anche molte poesie e le troviamo nella sua raccolta dal titolo Rime. Abbiamo componimenti di diverso metro, quali terzine, canzonette, idilli, stanze, odi, e sono appunto incentrate su temi particolari, quali ad esempio l'omaggio galante oppure la celebrazione dei fasti cortigiani. I migliori risultati li ottiene nelle canzonette e nello specifico La libertà del 1733 e La partenza del 1746. Ricordiamo che la canzonetta era una composizione musicale popolare che nasce in Italia intorno al 1560. Nelle sue prime varianti assomiglia al madrigale, però con toni più leggeri, più spensierati.
A partire dal XVIII secolo, specialmente al di fuori dell'Italia, il termine canzonetta passa a indicare un brano con accompagnamento musicale solitamente in stile popolare. Quindi, ricapitolando, la canzonetta era all'inizio soltanto musica, poi a partire dal XVIII secolo, quando è attivo Metastasio, diventa sia musica sia parole in stile popolare. Di Metastasio ci è giunto anche un ricco epistolario che comprende oltre 2600 lettere, di cui soltanto alcune vengono stampate con l'autorizzazione sua, appunto, del poeta durante la sua vita, mentre l'intera raccolta viene pubblicata in 5 volumi postuma a Nizza tra il 1786 e il 1787. Queste sue lettere sono per lo più indirizzate ai suoi cantanti preferiti, come appunto l'amata Romanina oppure la voce bianca Farinelli, e altre sono inviate ad esempio al fratello Leopoldo, a Goldoni e all'imperatrice Maria Teresa. L'epistolario è risultato molto utile agli storici e agli studiosi perché appunto ha consentito di seguire gradatamente lo sviluppo e l'elaborazione delle opere di Metastasio e allo stesso tempo della sua poetica. Parlando appunto di poetica, possiamo senz'altro sostenere che Metastasio attua consapevolmente la riforma del melodramma, tentando di restituire piena dignità letteraria al genere teatrale che nel corso del 600 aveva visto prevalere la musica e lo spettacolo, diciamo così, sopra il testo poetico, sul testo poetico. Quindi il grande contributo di Metastasio, la sua bravura, sta nel rivalutare la componente letteraria armonizzandola con le necessità della musica. Ne risulta così un melodramma che è molto vicino alla tragedia moderna, di cui conserva, appunto, della tragedia moderna, conserva la divisione in atti e la scelta di argomenti mitologici e storici, anche se i personaggi sono privi, diciamo così, dell'austerità eroica delle tragedie e hanno una maggiore spontaneità e naturalezza. Come abbiamo visto nel melodramma Olimpiade, il centro tematico di molte opere di Metastasio è il contrasto fra un rigido senso del dovere, da un lato, e gli affetti e le passioni, dall'altro. Quindi, Metastasio, per affrontare questo tema, usa quelle che potremmo definire delle tonalità psicologiche molto ricercate, molto sottili, che uniscono, in qualche modo mescolano, erotismo galante da un lato e tenerezza dall'altro, disquisizioni alte, diciamo così, sui sentimenti, ma allo stesso tempo giochi di gelosia. Lo stile di Metastasio è molto elegante. Il linguaggio poetico che usa è chiaro, scorrevole e si nota una grande armonia tra parole e musica, ed è appunto la musica che conferisce alle parole un'espressività particolare dovuta appunto all'armonia del ritmo, dei suoni e delle tonalità appunto della musica. Si è certamente capito da quanto ho detto finora, comunque lo sottolineiamo che la critica considera Metastasio nella storia della letteratura essenzialmente un librettista di melodrammi, e viene riconosciuto a Metastasio il fatto di avere effettuato appunto la riabilitazione, diciamo così, la rivalutazione, la riforma del melodramma. Questa sua opera è stata riconosciuta di notevole importanza e ha contribuito a dare un grande prestigio in tutta Europa a questo particolare genere teatrale. Bene, questo video termina qui. Ho trovato questo artista molto interessante, spero sia stato così anche per voi. Come sempre, grazie per la visione, ciao a tutti e alla prossima.